A Bacoli il concerto dei cantori di Posillipo per realizzare un ambulatorio nella casa Alzheimer. Sentiamo Valeria Capezzuto. Questa malattia quando ti colpisce non ti ammali solo tu, ma di riflesso si ammalano tutte le persone che ti amano. Ma la forza devono essere le istituzioni a darcela, perché solo con queste tre cose riusciremo ad ottenere un cambiamento in questa malattia, perché lo sappiamo che non possiamo guarire. È l'appello di Maria, malata di Alzheimer, a quanti sono intervenuti alla serata di beneficenza organizzata dall'AIMA Campania a Villa Ferretti, a Bacoli, un bene sequestrato alla Camorra dove i cantori di Posillipo hanno creato una magica atmosfera con la voce narrante di Antonella Stefanucci. Che cosa vuol dire avere un punto di riferimento? Importante, perché spesso si cammina nel vuoto, nel buio più assoluto. Questo gruppo eccezionale veramente riescono a capire e a trasmettere anche ai familiari la modalità per intervenire e curare. Ad oggi nessuna cura per l'Alzheimer. Tra gli obiettivi dell'AIMA Campania, raccogliere fondi per un ambulatorio polispecialistico per le demenze. C'è bisogno sicuramente di più informazione, c'è sicuramente bisogno di meno burocrazia, di più snellimento nelle procedure.